Lei come vede oggi, nella sua esperienza, il mercato latinoamericano? Io credo che il mercato latinoamericano in questo momento abbia un grosso potenziale. La nostra azienda, che è Eurogroup, è presente in Messico dal 2006 e abbiamo iniziato la nostra esperienza con un greenfield in un momento in cui la maggior parte delle aziende guardava più a Oriente, verso la Cina. Oggi devo dire che siamo contenti, dopo più di 10 anni di lavoro siamo cresciuti tantissimo sul traino dei nostri clienti. La nostra azienda fa dei componenti per i motori e i generatori elettrici. Nel settore dei motori elettrici oggi l'automotive sull'auto elettrica è un grosso traino, ma devo dire che tutto quello che è anche legato all'infrastruttura, alla generazione dell'energia e all'utilizzo dell'energia attraverso i motori è importantissimo. La nostra esperienza insieme a Siemens, che ci ha accompagnato fin dall'inizio e ci ha supportato anche negli sviluppi successivi, direi che è un'esperienza positiva e che ripeteremo e che consigliamo anche agli altri operatori economici. Le vedo un mercato sicuro? Noi siamo insediati in Messico e la maggior parte del prodotto che produciamo finisce poi come mercato finale negli Stati Uniti. Per noi è stata un'esperienza positiva e sicura, non abbiamo avuto problematiche né di carattere economico né di sicurezza sui crediti. Devo dire che siamo fortunati perché abbiamo come clienti delle grandi aziende internazionali, né come sicurezza anche personale dal punto di vista del sito dove ci troviamo. Ci troviamo a Querétaro, è proprio al centro del Messico, 250 km a nord-ovest di Città del Messico, una cittadina storica, splendida e che in questi anni abbiamo visto trasformare radicalmente, sia in termini di infrastrutture che di popolazione, ed è diventato veramente un luogo anche piacevole dove risiedere.